E continuiamo a parlare della chiusura del Tribunale di Bassano del Grappa, perché questa mattina erano presenti anche dei parlamentari e dei consiglieri veneti. Secondo noi è un tema, un problema che è gravissimo. Io tra l'altro di professione faccio anche l'avvocato e quindi lo vivo anche sulla mia pelle. A dover giustificare ai clienti, ai cittadini, che la prossima udienza sarà nel 2020, mi capisce che è una cosa che è assolutamente inaccettabile. Adesso ci troviamo di fronte a un ennesimo passaggio di questo ministro che non ha assolutamente ascoltato le esigenze del territorio. Bassano si è movimentata già da tempo e abbiamo sottoposto questo in Commissione Giustizia, noi abbiamo sollecitato più volte la proroga dell'entrata in vigore proprio per vedere se poi il ministro adottava questi decreti correttivi in modo di ristabilire quella che è, secondo noi deve essere ristabilita la giustizia. E adesso ci troviamo in un ennesimo passaggio, si è fatto l'accorpamento, adesso in commissione stiamo elaborando un parere da sottoporre al ministro, un parere nel quale praticamente tutte le forze politiche sono invitate all'unanimità di esprimere il loro parere su quali sono i tribunali che devono essere degni di considerazione, che devono essere, virgolette, come si continua a dire, salvati. Vediamo come reagirà. Io provocatoriamente posso solo dire che il ministro Cancellieri ha ascoltato le esigenze di suoi amici al telefono, adesso voglio vedere se ascolta anche le esigenze dei cittadini. Come mai così pochi oggi di parlamentari però? Io dico, parlo solo ovviamente per il nostro gruppo, noi riteniamo, ripeto, che questa bisogna essere presenti, bisogna essere presenti in mezzo alla gente perché Roma è troppo distante. Noi vogliamo esserci in mezzo, vogliamo essere a fare parte di questa manifestazione come abbiamo sempre voluto fare. La Lega Nord ha sempre fatto come bandiera la difesa del proprio territorio, rappresentare proprio i propri cittadini. Noi abbiamo voluto esserci ed era necessario e doveroso esserci. Adesso martedì c'è il prossimo incontro a Roma in commissione. Arrivo subito. Beh, in commissione quello che elaboreremo è un parere. Un parere che sarà proprio sottoposto poi al governo e vedremo poi il ministro Cancellieri cosa riterrà di fare. Si deve mettere veramente una mano sulla coscienza e adottare proprio questi provvedimenti, perché dico, non è il primo passaggio falso che ha fatto proprio questo ministro, ci sono stati altri provvedimenti che noi abbiamo contestato aspramente. E in primis anche quello proprio sul decreto che prevedeva delle liberazioni anticipate, dei benefici per i carcerati. Insomma, è l'ennesimo problema che sta sollevando questo ministro. C'era la possibilità della sfiducia, l'abbiamo votata solo noi e il Movimento 5 Stelle e si vede che ancora la maggioranza crede in questo ministro, noi no. Consigliere regionale Finco, insomma questa battaglia sul Tribunale di Bassano è anche un po' simbolica, un Veneto che produce, che si merita dei servizi che poi invece Roma toglie. Purtroppo sì, d'altra parte quando abbiamo un ministro che pensa a salvare gli amici, se ne frega completamente del territorio, questi sono i risultati. La regione fin dal primo giorno è stata vicina alla battaglia per la difesa del Tribunale di Bassano, quest'oggi c'è stata una grande dimostrazione da parte sia delle aziende ma anche della cittadinanza che ha partecipato in maniera molto, molto importante, quindi questa battaglia sono sicuro che la vinceremo. Onorevole Lazzarin, insomma questa battaglia sul Tribunale di Bassano, oltre che giusta, è anche un po' simbolica, un Veneto che produce, che si merita servizi e che poi invece non gli vengono tolti. È simbolica, è una battaglia giusta, una battaglia che va a mettere in evidenza come effettivamente non possiamo più tollerare questa situazione. Il Tribunale di Bassano è un tribunale di eccellenza, abbiamo una struttura nuova che è costata 12 milioni di euro, avevamo una giustizia veloce, puntuale, ora invece non abbiamo più niente, abbiamo una cattedrale nel deserto, abbiamo uno spreco, abbiamo il fatto che 12 milioni sono stati buttati via e quindi ci vengono continuamente a dire risparmio, riduzione dei costi, spending review, è tutto l'opposto di quello che stanno facendo e quindi non possiamo accettarlo, soprattutto in un territorio che continua a contribuire, continua a dar tanto e in cambio non ha niente se non situazioni di questo tipo.